Siamo con Anna Maria Palma, chef Buonasera. e anche noto volto televisivo, oggi presente all'inaugurazione di questo nuovo punto vendita specializzato nelle divise da chef. Eh, mi sembra giusto. A parte che vedo bellissimi colori e in cucina portiamo anche i colori, no? Usciamo dal solito bianco e nero e devo dire che è veramente splendidi. Mi fa piacere essere presente oggi. Quanto è importante la divisa per uno chef? La divisa tanto, perché è, anzitutto la comodità della di divisa, perché ci dobbiamo muovere, essere ben eh, liberi nei movimenti e poi fa anche il nostro stile. E un pochino ecco, la scelta di divise diverse ispira un po' anche quelle che sono le nostre personalità, no? Per cui... Quindi ci si avvicina un po' anche alla moda. Eh ma certo, io addio cucina, moda e conoscenza, noi abbiamo in Italia talmente tanto, perché non unirle? Ci fa piacere. Lei ha anche una scuola, no? Io ho una scuola da vent'anni ormai su Roma, la TuChef, dove infatti formo tantissimi ragazzi e ragazze che entrano poi in professione, sia di cucina che di pasticceria, per cui anche la divisa è un portare avanti quello che è anche il nostro lavoro, anche con allegria, perché no? E... Se dovesse scegliere un colore di una divisa, quale sceglierebbe? Allora, qui ne vedo tanti, ne vedo tanti, e sicuramente qualcosa di, di un po' estroso. Io anche ho i miei colori in testa, per cui anche il colore, il viola, il blu sono colori che mi appartengono, che mi piacciono, li porto da anni e chissà, adesso vedrò se qui troverò anche i miei colori. Quindi è un bene che si sia sdoganato insomma il bianco e il nero sì. classico? Allora io dico che nella vita bisogna fare tutto con molta professionalità ma bisogna giocare e divertirsi. La cucina ci porta anche a questo e qui abbiamo anche il materiale per poter abbinare quello che noi sentiamo anche all'esterno, per cui dare un pochino più di personalità a ognuno di noi. Che consiglio darebbe a una persona che vorrebbe intraprendere il suo mestiere? Eh. Allora, tanta serietà, tanta umiltà e tanta preparazione, queste sono veramente tre cose che bisogna portare avanti perché eh, io dico sempre che in cucina ci vogliono le due C, la consapevolezza e la continua capacità di eh, aggiornarsi assolutamente perché altrimenti se no, noi siamo un po' come i medici, se non ci rinnoviamo, se non studiamo se non continuiamo ad approfondire poi si perde, no? E invece no. Abbiamo bisogno di andare avanti, di guardare oltre e di essere sempre presenti sul mercato con tutto quello che richiedono anche i nostri clienti. È importante anche solo la tecnica e lo studio o ci vuole anche diciamo così, il classico tocco geniale? Allora, le due cose vanno insieme. Io dico sempre che tecnica e studio sono la prima cosa perché così ci portano ad avere più sicurezze. Però poi ognuno di noi c'è chi è più portato, c'è chi ha due mani sinistre e deve smettere prima di iniziare, però la tecnica e lo studio ci portano poi a sviluppare quali sono le nostre creatività, genialità no? e insieme si va avanti. E parlando di divisa invece, cos'è importante che una divisa abbia in cucina? Allora, eh, parli come praticità? Sì Tutti? Ecco, sicuramente la comodità Io dico sì, è bella avere una bella divisa ma poi le modelle si fanno in un altro momento La comodità prima di tutto in modo che ci si possa muovere agevolmente in cucina tu sai che abbiamo tantissimi pericoli da affrontare e questa agilità anche nei movimenti ce la permette una comodità della divisa per cui bella, colorata ma anche proprio comoda io dico sempre anche alle ragazze, soprattutto, è eh, troppo attillate, no, deve avere quella sua vestibilità. Un altro chef, Grazie. siamo con Anna Facchini, benvenuta. Grazie, mi chiamo Anna Facchini, faccio parte di Cuochi Roma, e, ma la mia attività è comunque sempre molto più incentrata nel marketing e della comunicazione di tutto quello che portiamo nella ristorazione e che portiamo poi ai nostri utenti finali. Oggi qui non poteva mancare perché giustamente si parla di divise, certo. l'abito non fa il monaco, ma in è questo vero. caso Aiuto quanto è importante molti. avere una divisa fatta per uno chef a dovere? Ma io ho trovato qui delle divise anche molto femminili perché poi in sostanza c'è anche questo che è la nostra vanità di essere. Eh, in cucina risponde anche moltissimo la praticità di una giacca che soddisfi un po' tutte le nostre ehm, peculiarità, quindi la voglia di star bene che ci si possa muovere ampiamente con le braccia, ehm, eh, che eh, diciamo eh, ci dia quella nota di femminilità. Ehm, ma soprattutto qua ho scoperto una cosa: ho scoperto che ci sono delle giacche idrorepellenti. Quindi, per me, che spesso sono negli show cooking, perché mm, eh, lavorando eh, come chef, ma lavorando soprattutto per eh, mettere in evidenza le peculiarità di cibo e di alimenti, come la pasta senza glutine, la pasta biologica, spesso appunto, sono in fiera o sono in eventi particolari, dove per molte ore io sto davanti al pubblico. E quindi, immaginate quando preparo una carbonara, una matriciana. Se, eh, come già è successo, ahimè mi parte, mi parte perché è inevitabile qualche schizzotto e quindi avendo una giacca idrorebellente per me è tutto molto più facilitato, quindi sono felicissima qui di aver trovato questa opportunità. Io devo dire che prediligo i primi, quindi sì. eh, diciamo che mi sta colpendo un po' sul cuore. Il cuore la gola, parla di carbonara sì. per carità. Sì. Qual è il suo primo che lei propone, diciamo che è il suo proprio di battaglia? All'estero soprattutto ma anche in Italia è una cace e pepe perché la caccia e pepe rispecchia un po' la cucina povera, una cucina di tutti i giorni ehm, dei pastori perché il pastore quando tornava a casa e aveva bisogno di un piatto caldo, di un piatto che desse soddisfazione Utilizzava il suo cacio. Il pepe è arrivato un po' dopo, però il pepe o il peperoncino battuto venivano già utilizzati sia in Sicilia che in Sardegna, nelle nostre campagne. Però la cacio e il pepe quando la propongo all'estero fa sempre il suo grande effetto. Poi vengono chiaramente la carbonara e in ultima la matriciana. Parlando di cace e pepe che dicono che sia un piatto povero, sì. sembra anche facile, ma in realtà non lo è perché nasconde molte insidie. Qual è il trucco per realizzare una buona cace e pepe? Ognuno di noi ce n'ha uno. Quello eh, che si può dire è dare molta importanza alla preparazione della cremina quindi abbondare con il formaggio e l'acqua di cottura, sciogliere molto, considerate che poi io cucino molto specializzato, quindi non solo pasta fresca all'uovo, ehm, pasta fresca all'uovo biologica. E poi abbiamo anche la, la gluten free quindi la gluten free è una pasta a base di mais riso quindi anche una pasta un pochino più sostenuta Può dare e difficoltà quindi... nell'amalgama nell e beh, noi esperti no non, diciamo che ammorbidisco ancora di più un po' la base questo è il segreto diciamo quindi l'azienda la, per la quale, della quale io mi occupo di marketing e comunicazione è un'azienda di Vinci è un'azienda storica che fa queste paste, pensate, dal 1866, e, e però è, è un'azienda che si è adeguata agli schemi, diciamo, nutrizionali mh, dello specializzato perché poi ce n'è tanto bisogno, ecco. Come le è nata la passione per la cucina? Beh, la passione per la cucina mi è nata perché i miei parenti siciliani e i miei parenti baresi, dalla parte di mamma e di papà, Avevano già attività nel mondo della cucina, chi era ristoratore, chi pasticcere, è chiaro che da bambini quando si comincia ad assaggiare e poi a godere no, di, questa, di questo ambiente così colorato, così eh, vitale, no? e quindi la spesa, tante volte andavo così alla, spesa, alla, alla vendita del pesce all'incanto, quindi sono tutte cose che mi sono rimaste molto impresse. Poi ho fatto i miei studi di marketing e comunicazione, e poi, per necessità, dovendo scegliere del cibo sano per i miei figli, ho cominciato ad appassionarmi anche su cibo, eh, cibo e. E cibo e salute quindi una scelta più adeguata e attenta alla qualità del cibo così poi in tutta questa attività io la riverso anche nella scelta delle scarpe o della scelta dei vestiti quindi per me oggi qui vedere queste giacche così colorate così naturali perché un altro aspetto di cui non so se ne abbiamo parlato prima è il fatto che siano giacche che traspirano e quindi quando si cucina si suda noi vediamo questi chef poverini ehm, quelli che lavorano veramente davanti alle pentole per tantissime ore che spesso non hanno la possibilità di... Trovare no, subito una giacca che possa permettergli questa, eh, questa serenità nell'averla tutto il giorno. Io chiamo serenità perché quando stai scomodo dentro un abito lo sappiamo tutti, no, come nelle scarpe, non si lavora bene. Diventa un doppio inferno sia per il calore che Bravissimo. Il per il no, Bravissimo, no, tutto deve essere easy, tutto deve essere bello e, e confortevole. Come qual, è, qui. qual è stato il più bel complimento che le hanno fatto dopo aver assaggiato il suo piatto? E per quanto riguarda Bruxelles, mi è successo neanche un anno fa che mh, ho preparato, ho fatto, sono stata chiamata con le Camere di Commercio mh, e la FIC a fare uno, uno show cooking su una pasta gluten free. Il più bel complimento è che quando l'hanno mangiata non pensavano che avessi fatto una pasta gluten free, c'era un preconcetto, sembrava uno spaghetto alla chitarra normale. Quindi, questo per me è stato un grande complimento. Quindi, possiamo lanciare un messaggio che anche le paste che sono fatte di grano diverso da non sì, quello sì, classico, dà, grano duro eccetera, eccetera, riso, eccetera, possono avere dei risultati buoni in cucina. Possono avere un grande spazio e un grande aiuto per gli chef che devono ospitare persone anche mh, con le problematiche della sceleghia che non devono più soffrire e stare in assidenza da un buon piatto di matriciana. E chiudiamo in bellezza questo servizio, siamo con Priscilla. Che è un altro elemento importante dentro questo negozio perché qui non ci sono solo abiti maschili ma anche femminili. Assolutamente no, noi vestiamo sia lo chef uomo che la chef donna, pasticceri, pizzaioli, tutto quel, tutte le persone che amano cucinare, lo fanno per professione o semplice passione, qui si possono vestire, trovate tutto dall'accessorio all'abbigliamento completo. Qualsiasi cosa siamo qui per rispondere alle vostre esigenze, alle vostre richieste e pronti sempre ad accontentarvi. E se c'è qualcosa che magari non riesco a trovare in questo punto? Lo troviamo, di... lo, lo cerchiamo e lo troviamo per voi e lo personalizziamo anche quindi. Beh, non ci resta che passare i saluti e magari vi veniamo a trovare anche negli altri punti vendita, ma prima so che... Hai una conoscenza in comune con un'altra nostra vecchia conoscenza di Fanny Moon. Vuoi fargli un saluto? Assolutamente sì. Ciao Valentina, ci vediamo presto, speriamo. Allora, io lo dico per gli amici da casa, perché Valentina non era così, perché il suo nome d'arte era Angela Azzurra. Angela Azzurra, giustamente. Devo... No, non lo posso dire, se no mi. Eh, non si può. Allora quello, non si può. quello rimarrà un segreto. Quello è un segreto. <ride> <ride> Bene. Lei se lo ricorderà sicuramente il nomignolo della comitiva dei 16 anni. <ride> Bene, speriamo di rivederla anche presto noi tra, tra i nostri teleschermi. E quindi facciamo un saluto ad Angela Azzurra e noi ci vediamo la prossima puntata. Un bacio, grazie a tutti, buona serata.